Al giorno d'oggi non è raro incontrare delle famiglie multietniche. In passato erano bandite e guardate con disprezzo, mentre oggi vengono cercate appositamente per i motivi più disparati. Aaron e Rachel hanno preso questa decisione per una ragione ben precisa. Vi è mai successo di incontrare una persona e percepire immediatamente un legame intenso e indissolubile? È così che Aaron e Rachel si sono sentiti quando si sono conosciuti. Aaron era cresciuto in Honduras, con due genitori missionari, mentre Rachel era originaria del Mississippi. Entrambi sono stati esposti alla religione fin dalla tenera età e sono cresciuti sperando di incontrare un partner con cui condividere quei valori specifici. Durante una missione in Mississippi, un amico di Aaron gli ha parlato di Rachel e ha organizzato un appuntamento tra loro due. Se chiedeste alla gente cosa pensa degli appuntamenti al buio, la maggior parte vi risponderebbe probabilmente che sono solo una perdita di tempo e che non vanno mai a buon fine. Per Rachel ed Aaron, però, è stato un successo immediato. Sebbene fossero attratti l'uno dall'altra, hanno deciso di procedere con cautela e stabilire per prima cosa un solido rapporto di amicizia. Per consolidare il loro legame, sono partiti per una missione insieme. Hanno visitato numerosi orfanotrofi e hanno sostenuto gli strati più deboli della popolazione locale. Pochi mesi più tardi, Aaron e Rachel si sono sposati davanti ad amici e parenti. Si sono trasferiti in un appartamento ampio che avrebbe potuto ospitare un gran numero di bambini e hanno cominciato subito a cercare una gravidanza. Purtroppo, quel passaggio si è rivelato più complicato del previsto. I due innamorati non si sono lasciati abbattere dall'ostacolo e hanno deciso di adottare. Sebbene fossero entrambi caucasici, desideravano una famiglia multietnica. Credevano inoltre che se Dio avesse voluto veramente limitarli ad una famiglia dalla pelle chiara, avrebbe permesso loro di concepire naturalmente. Sapevamo che i bambini bianchi hanno una maggiore probabilità di essere scelti dalle famiglie adottive. Ci sono tantissimi bambini neri negli orfanotrofi che meritano di avere una casa e due genitori amorevoli, hanno dichiarato in un'intervista. Aaron e Rachel hanno avviato quindi le pratiche per adottare due fratellini afroamericani, un maschio e una femmina. I bambini non hanno avuto alcuna difficoltà ad integrarsi in famiglia. Tuttavia, anche se Aaron e Rachel adoravano quei bimbi più di ogni altra cosa, non tutti hanno apprezzato la loro decisione di adottare al di fuori della loro etnia. Anche se nessuno ha mai avanzato commenti ad alta voce, gli sguardi dispregiativi si facevano sentire forte e chiaro. Ci sarà sempre qualche vecchietta bianca al supermercato che ci fissa con disgusto o qualche afroamericano che scuote la testa davanti ai nostri bambini. Sono persone che non capiscono il motivo della nostra scelta e vedono del marcio nella nostra famiglia, ha dichiarato Rachel. Indipendentemente dal parere degli estranei, i quattro hanno continuato a vivere in armonia e imparare gli uni dagli altri. Avere due bambini con caratteristiche fisiche così diverse ha aiutato i genitori a mantenere una mente aperta nei confronti del prossimo, a prestare più attenzione ai loro gesti quotidiani e ad assimilare nuove tradizioni. Inoltre, la quantità di persone a sfavore di quell'adozione si è rivelata nettamente inferiore rispetto al numero di parenti e amici che hanno lodato Aaron e Rachel per la loro decisione. Anche molti sconosciuti si sono fatti avanti per ringraziarli e per offrire consigli utili su come amalgamare al meglio la loro famiglia multietnica. In un'intervista, Aaron ha raccontato alcune di queste esperienze. Pochi anni dopo la loro prima adozione, Aaron e Rachel hanno cominciato ad avvertire il desiderio di ampliare ulteriormente la famiglia. Mentre si destreggiavano tra le varie agenzie di adozione del paese, sono venuti a conoscenza del Centro Nazionale di Donazione Embrioni, una banca embrionale cristiana che conserva e protegge gli embrioni congelati in eccesso, nati dalle procedure per la fecondazione in vitro. Di solito questi embrioni, che sono poco più di un ammasso di cellule, vengono distrutti oppure ceduti per scopi di ricerca quando le loro famiglie non ne hanno più bisogno. Aaron e Rachel hanno deciso di adottare degli embrioni e ne hanno scelti due provenienti da una famiglia afroamericana. La gravidanza è filata liscia come l'olio. Quando i figli della coppia hanno scoperto che avrebbero avuto due fratellini gemelli, hanno fatto i salti di gioia e hanno suggerito persino dei nomi. Una settimana prima del termine previsto, la famiglia stava cenando quando Rachel ha avvertito le prime contrazioni. Sapendo di essere in anticipo sul termine, ha ignorato il dolore e ha seguito la sua famiglia sul divano per una serata al cinema.
È in quel momento che ho avvertito una strana sensazione di bagnato. All'improvviso mi ha preso la mano, mi ha guardato con gli occhi sbarrati e ha detto «Credo che mi si siano rotte le acque», ha raccontato Aaron, descrivendo quel momento come un'esperienza stressante ma meravigliosa. Per fortuna la coppia aveva già preparato l'occorrente per un soggiorno in ospedale. Aaron è corso a prendere la borsa, ha caricato i bambini in macchina e poi ha aiutato la moglie a sistemarsi comodamente nel sedile passeggero. Una volta in ospedale, Rachel è stata portata in sala parto ad attendere la dilatazione della cervice. 10 ore più tardi, i medici hanno constatato che i bambini stavano arrivando. In sala d'aspetto, Aaron ha cercato di mantenere la calma nonostante la tensione accumulata. Non era potuto entrare in sala parto con la moglie perché doveva tenere d'occhio i bambini e dato che le acque si erano rotte con una settimana d'anticipo, non aveva fatto in tempo a chiamare una babysitter. Qualche settimana prima Rachel gli aveva chiesto cosa avrebbe fatto durante il suo travaglio. Lui le aveva promesso che avrebbe pregato incessantemente per lei e per i due gemelli in arrivo. Quindi si è accomodato su una poltrona accanto ai suoi bambini e ha chiesto al Signore di accompagnare sua moglie in quel processo emozionante e complicato. 40 minuti più tardi, un'infermiera lo ha raggiunto in sala d'aspetto per comunicargli che il travaglio si era concluso. Sua moglie aveva messo al mondo dei gemelli sani e forti ed era in buone condizioni di salute. Aaron si è precipitato in sala parto con i bambini e ha visto la sua Rachel che cullava due neonati dalla pelle scura. Il suo cuore ha fatto una capriola, ma le sorprese non erano ancora finite. «Ce l'hai fatta, amore mio! Ce l'abbiamo fatta!» le ha sussurrato teneramente. Rachel, però, si è limitata ad accennare con la testa ad un'infermiera alle sue spalle. La donna aveva in mano un terzo bimbo nero, identico in tutto e per tutto ai gemelli tra le braccia di Rachel. L'infermiera si è avvicinata ad Aaron e gli ha posato in braccio il neonato con delicatezza. «Non erano due. Abbiamo avuto 3 gemelli!» ha esclamato allegramente Rachel. Aaron non riusciva a credere ai suoi occhi. Si era aspettato di tornare a casa con 2 gemelli e per questo non aveva fatto caso all'infermiera con un terzo bimbo tra le braccia. Aaron ha posato il figlioletto sul petto nudo della mamma, poi ha stretto le braccia intorno alle spalle della moglie e ha lasciato che i figli maggiori salissero sul letto per ammirare i fratellini. È stato un momento magico che lui e Rachel ricorderanno per tutta la vita. Ancora oggi i 7 vivono in Mississippi e continuano a diffondere la parola del Signore. Sebbene siano una famiglia piuttosto inusuale rispetto ai canoni tradizionali, non lasciano che le norme della società li definiscano. Aaron e Rachel sperano che la loro storia ricordi al mondo che siamo tutti uguali, a prescindere dal colore della pelle. Noi crediamo che quando si guarda negli occhi di una persona, si vede un'immagine riflessa di Dio, perché l'anima nascosta dietro le nostre iridi è sacra ed eterna, come Lui. Siamo una famiglia che non dà peso al colore della pelle, ma che nota e apprezza le differenze fisiche tra i suoi membri, perché anche quelle sono una testimonianza della creatività del Signore. Non pensiamo che le razze e le etnie non esistano, anzi, sappiamo che esistono e le accogliamo sotto un unico ombrello che è la specie umana, ha dichiarato Aaron in un'intervista. Che cosa pensate della loro visione sulla vita? Ditecelo nei commenti.